sottolineare che noi in questi 4 anni abbiamo dovuto costruire, far nascere un comune. Sono due gli schieramenti, entrambi civici, che si sfideranno vis-à-vis per la legislatura del comune di Colli al Metauro. Dopo la nomina di Stefano Aguzzi ad assessore regionale, si torna a votare prima del previsto, con un anno di anticipo. In ballo ci sono le liste Energia in Comune, con a capo Candio Curina, e Insieme per Crescere, guidata da Pietro Briganti. 51 anni, laureato in economia, sposato, Briganti, attualmente assessore ai lavori pubblici, in scadenza di mandato, propone una squadra a forte spinta femminile, con la presenza di 9 donne e 7 uomini, con al suo interno l'esperienza di 6 riconferme rispetto all'amministrazione uscente e 10 nuovi innesti per un'ulteriore spinta propositiva. Siamo riusciti a creare un bel gruppo abbastanza diversificato, dove l'appartenenza politica a me non interessa. Trovo ormai anacronistico che in un comune dove ci si conosce tutti si debba ancora fare queste distinzioni tra bianco, rosso, giallo, verde o partiti. Forse è facile per me dirlo perché non ho nessuna appartenenza politica e quindi non ho influenze di questo tipo, però qui dobbiamo cercare le persone, è quello che fa la differenza. E io ritengo di avere un gruppo veramente forte, un gruppo dove ci sono delle competenze, delle professionalità che ci danno credibilità al gruppo stesso e che ci faranno governare questo comune sin da subito. Tra le linee guida che vanno a formare il programma della lista Insieme per Crescere, vi sono importanti interventi sulla viabilità anche attraverso il potenziamento della mobilità sostenibile con la realizzazione di marciapiedi e percorsi ciclopedonali. Cercheremo di portare a compimento la realizzazione di un percorso ciclopedonabile in piena sicurezza agganciato al ponte sul fiume Metauro e quindi a sbalzo, per il quale già abbiamo ottenuto da una nota da parte della provincia e un coinvolgimento anche da parte della regione per creare un importante collegamento tra le sponde della località di Calcinelli e la località di Villanova. Altro punto fondamentale che figura nel programma è quello della scuola. Quanto accaduto nella primaria Dezzi di Saltara, ha specificato Briganti, e cioè il blocco del cantiere a seguito di inadempimento dei termini contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori, per il quale ci impegneremo con massima rapidità per il suo ripristino, non può e non deve mettere in ombra quanto fatto per l'edilizia scolastica. Immediatamente ci siamo attivati per cercare di porre in essere un nuovo bando per identificare una nuova ditta che possa completare i lavori nel tempo più breve possibile. Una volta che verranno espletati tutti gli aspetti burocratici del bando, ipotizziamo che ci vorranno circa 8 mesi per la realizzazione di questa scuola, dal momento che già circa il 50% della sua realizzazione dal punto di vista strutturale era stato effettuato. Noi abbiamo veramente a cuore i nostri ragazzi, ma non solo sulle scuole, anche sullo sport. Investiremo molto e stiamo continuando a investire sulla formazione giovanile, sull'avviamento allo sport dei nostri ragazzi, sulle strutture, e il nostro impegno è quello di portare prossimamente la realizzazione di un nuovo campo da calcio sintetico omologato che possa cogliere le grandi esigenze che ci sono nel nostro territorio, perché abbiamo purtroppo, sono costrette le nostre famiglie a portare i nostri ragazzi in altri comuni. Noi 4 anni fa abbiamo preso in mano un comune che era un comune da costruire, abbiamo rimboccato le maniche per cercare di costruire le fondamenta su cui si basa oggi la nostra crescita futura. Le fondamenta su cui costruire un qualcosa che ora ci dà la possibilità di avere un orizzonte temporale completamente diverso, di guardare al futuro, alla crescita, di far crescere il nostro comune per farlo diventare il punto di riferimento della vallata del Metauro. Bene,